E salve a tutti ragazzi, benvenuti su un altro video di Cortex Gaming. Stavolta, come potete vedere, Formula 1 2014 moddato a 16. Molto presto, quando finiremo questo mondiale, questa carriera mondiale, passeremo al campionato, al Formula 1 2016, quello vero. Vedete, sono terzo in classifica con 148 punti. Punto a recuperare, almeno per arrivare secondo. Nico Rosberg ormai se n'è andato via, 246 punti, quindi punto a, come si dice, a recuperare almeno il secondo posto in classifica mondiale. Io farei, mi piacerebbe ripercorrere un po' tutta la storia della Formula 1, quella che è uscita dai videogiochi, non troppo lontano, diciamo quelli abbastanza moderni, quindi dal 2011, quindi l'11, 12, 13, 14, 15 e 16, farei tutti i mondiali così. Questo ci siamo divertiti adesso a farlo e vediamo un attimo come va a finire. E poi ripercorrerò tutta la storia senza proprio cancellare niente. Non so se fare il 16 o percorrere la storia dall'11. Vabbè, intanto scendiamo in pista qua, quindi non so, sinceramente non so. Io mi piacerebbe ripercorrere tutta la storia della Formula 1 moderna, diciamo dei videogames che sono usciti, perché quelli vecchi dovrei andare sulla PlayStation 2. E non avendo schede di acquisizione o niente, non saprei nemmeno come fare. Ok, piove, quindi già sono. Oh, parto con l'handicap. E niente, cominciamo questo giro lanciato qui. E vediamo le qualifiche come vanno, signori. Spa-Francorchamps, lo riconosco. Peccato che è bagnato, perché tra Forza Motorsport, tra Gran Turismo, tra Assetto Corsa, tra Project Cars, che spero di portarvi tutto. Lo conosco abbastanza bene questo tracciato, peccato per la pioggia, devo dire la verità, peccato per la pioggia. Oddio, scusate, ma. Ok, scusate, ma era purtroppo una telefonata molto importante. Quindi niente, riprendiamo da qui. Ovviamente ogni volta che faccio Formula 1 ci deve essere sempre qualcosa che interrompe. Così, pazienza, va bene. Il bello della diretta è di non cancellare con la G, mai. Voglio farvi vedere tutto io, anche perché non ho voglia di cancellare niente. Il gameplay, con tutte le interruzioni del caso. Intanto ho fatto il primo giro 220 e 209. Ancora mi squilla il telefono, signori, che balle. Ok, scusatemi. E niente, due telefonate di fila, signori, che tristezza. Comunque continuiamo, dai. Avete perso poco.
sono ancora primo, attenzione. Qualcuno che mi sta tallonando. Ah, tanto Sutil è primo. Ma io nella pioggia non sono mai stato un fenomeno. Attenzione, ormai passa Jenson Button. Ok, quarto, vediamo un po' se rientriamo nei 16, io mi defilo, andiamo ai box, ok, opzioni sessione, torna ai box, confermi, sì, vediamo un po' come si sviluppa la situazione, ok, ma mi sa che non sono le qualifiche queste, cacchio, mi ero scordato, questo è il, oh signore, abbiate pazienza, non sono le qualifiche. È un po' che non giocavo perché io gioco sempre di fila, poi lascio per tipo una ventina di giorni, quindi delle volte mi dimentico, quindi facendo altri gameplay e tutto, e quindi questi erano soltanto le prove libere e sinceramente delle prove libere, come sappiamo, a noi non ce ne frega niente, quindi vi rimando alla qualifica di dopo. Ciao ragazzi, scendiamo subito in pista. No, è skill box. Ma no, ho sbagliato. Opzioni sessione, torna ai box. Confermi, sì, è chiaro che torna ai box. Che cavolo. Tanto. Ok. Da 3 minuti. Un secondo col cacchio che adesso mi recuperano. Ok, facciamo lo step finale per la pole. Ah, credevano che mi avessero fregato. Questo gira male qua là. Sì. Cari lottatori, amici vicini e lontani. Il Cortex non molla mai. Andiamo per l'ultima sessione di prove. Wow.
1,57 e 103,73, l'ho fregati tutti, mi sa. Mi sa che l'ho fregati tutti, signori. Basta il primo giro. Olè. Ok, e vediamo un po' se mi superate. Torna ai box. Confermi, sì. Vediamo un po' se c'è qualche fenomeno che riesce a superarmi. Al momento c'è traffico in pista, quasi tutte le vetture sono uscite. Ma non mi fa andare avanti? Ah, ok. Solo Vettel ci sta venendo vicino, ci sta andando vicino. Niente, 5 minuti. 4, 3, 2. Vettel è lì lì, vicino a me, ma non ci riesce. E infatti, pole position. Pareva che ero destinato a non entrare nemmeno tra i 16, invece vi ho fatto la pole position, signori. Doppietta Ferrari, wow. E quindi, ci rivediamo alla gara, dunque. Signori, vedete con i festeggiamenti della pole position del Cortex. Ok. Ci vediamo, vediamo il prossimo gameplay con la gara di Spa-Francorchamps. Ciao a tutti da Cortex Games. Stavolta ci sono andato sotto i due, però cavolo se sono secondo, attenzione. Grande Cortex. Perfetto, opzioni sessione, torna ai box. Confermi, sì. Ok, e salve a tutti ragazzi. Quindi, dunque, sono tornato ai box, però il gioco è crashato e fortunatamente, diciamo, mi ha fatto ripartire dal qualifica 1 da 0. Infatti mancano 17 minuti, noi ne approfittiamo e scendiamo in pista per rifare il tutto. Ok, bene, ho avuto fortuna stavolta, quindi noi in agilità ce ne torniamo da 0 nel gioco. Era 1,58 59 i veloci che ha fatto il miglior tempo, quindi tra i primi 16, anche se andiamo sull'1,59 200. Ce la dovremmo, ripeto, dovremmo fare.
credo che non ce la facciamo. 2-0-3, Infatti Grosjean 2-0-0. Un secondo e due sopra il miglior tempo di Grosjean, quindi siamo sull'1.59, attenzione. E se concludo 1.59 possiamo anche ritirarci ai box per la prossima sessione. Gutierrez 2.00, però i nomi che fanno queste cose un po' tristi, Gutierrez. Se uno meglio, non sono più in viola come vedete. Però sono già 2 secondi migliore. Sì, devo tornare ai box. Aspetta, 7, 58, 59. Oh cacchio, mi sono scordato di DRS. Decimo, io farei quest'altro giro perché decimo, oddio, mi fido poco, però ho sbagliato per guardare il tempo, la curva è 1.59 ultimo, sono già 12esimo signori. Secondo, infatti ho sbagliato subito la prima curva, 1.58, vedete? Settesimo signori, vedete, non basta proprio. Sedicesimo, attenzione, ma devo ritornare ai box, attenzione, ok, ritorno ai box e mi rimetto, si confermo, quanto manca alla fine, ok, scendo in pista, 7 minuti, sono di lì, sono sedicesimo signori, sedicesimo, anzi diciassettesimo, 2.01 non basta, ci vuole 2 o 1.59.
qui mi scordo sempre il DRS e parto un po' in handicap. E addirittura adesso sono viola, signori, se mantengo questo ritmo vado addirittura in prima posizione. Che curva di cacca ho fatto. Ho fatto questa serie, questa parte del tracciato uno schifo. Meno 0,8. C'è proprio tutto un altro paio di maniche. Comunque l'importante è che mi qualifico. Due zero uno. Ho fatto più schifo ancora, attenzione, dalla pole position allo schifo totale, attenzione, importante questo. Ho fatto una seconda parte di tracciato veramente assurda, veramente schifosa. Tre minuti alla fine, signori, sono in bilico. Sono di nuovo viola, qua questo lo faccio splendidamente, poi con un secondo di vantaggio addirittura. Devo fare bene qui, signori, devo fare bene qui. Non sono più viola, però 1,6 vuol dire qualifica al secondo step, attenzione. Un po' schifo anche qui. Cavolo. Quattordicesimo, è proprio al limite della qualifica. Va bene, dai. Proviamo, signori. Uff, proprio in tempo, è proprio giusto giusto. 2-0-0, signore mio, ok, bastava anche 2-0-1. Comunque, proseguiamo per il secondo steps. E andiamo su. Credo che non basti più il 2-0-0 adesso. Quella
visto il terreno tremare tutto. Stavolta l'ho presa bene la curva, eh. Eccoli! Boia! Porca paletta, se non pono le balle quando sei in velocità. Stavo facendo un discreto giro, ma ha rovinato tutto Maldonado, signori. A Cavaldonado non si guarda in bocca. E 2-0-1, 2-0-2, mando vai Cortex. Porca puttana Maldonado. Giro veloce cosa. Fanno 1,58. 4 secondi peggio, ragazzi. Infatti, undicesimo di botta. Alonso 34, vediamo un po'. Comunque 57 addirittura, che siete. Mamma mia. Io sbaglio continuamente le curve, troppo veloci, anche se sono veloci, non li prendere troppo veloci. Anche se sono convinto che Alonso mi ha tarpato un po' le ali, potevo fare almeno un secondo due meglio. Hamilton 57. Dodicesimo, per forza. Già sono un secondo e 178 meglio. Cinquantotto, 59, 2, ok, sono sesto. Facciamo un salto il giro. Non riesco ad andare sotto i due, signori, uno schifo. Uno schifo veramente. Ok, siamo tornati per le qualifiche. Allora, sotto la pioggia, e adesso non piove, il tempo da fare era intorno ai 2.11, 2.12. Adesso che non piove, che il tempo è buono, non saprei. Penso che intanto bisogna fare intorno ai 2.9, 2.8, 2.9.
per qualificarsi. Anche 2.10 da per qualificarsi tra i primi 16 parlo io, eh. Wow, sono andato per campi, vabbè, ma tanto questo è solo il lancio, comincia adesso il giro. DRS attivo, pulito. Oddio, mamma mia come mi sono visto nel muretto. Per funghi. È un primo giro e all'addirittura 2.02, quindi è la previsione era sbagliata, devo fare molto molto meno, si fa quando non piove. Sono andato lungo. Oddio mio, questo curvone. Il giro più veloce è mio momentaneo, però è 2.00, addirittura 4 secondi peggio. Devo fare molto 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 meglio, perché sennò rischio di non entrare tra i 16. 0.13, attenzione, che schifo così. Eh? 1.59, Maldonado addirittura. Wow. Secondo meglio, ma non basta un secondo solo, quasi un secondo. 1.03 non basta, signori, ci vuole meno. 2.03, scusate, non basta. Non basta. 2.03, sono decimo, va bene, ciao. Ok,
8 un secondo e 6 meglio di 2.03, 2.02, 2.01, un quindicesimo, quindi potrei recuperare ancora qualche posizione con questo giro. Vettel 1.58, sono sceso al 18° posto, signori. Ok, 58.59, 2.201, ok, sono 16° proprio al limite, però devo tornare ai box e poi mi rilancio di nuovo, ok.